Ciao! Acquistando questo potatore ultra economico, si nota subito che un suo punto debole è la durata della batteria, anche se al litio dura veramente poco. Aprendo il pacco batterie ho potuto constatare che oltre ad essere composto da sole 5 celle, tipo 18650, queste sono solo da 1,5 A. In commercio esistono celle dello stesso tipo che arrivano al massimo a 3,4 A. Sicuramente utilizzando queste la durata del lavoro sarebbe raddoppiata. Si tratta comunque di un articolo molto economico, quindi sarebbe stato impensabile utilizzare batterie al top di gamma. Le uniche soluzioni a questo problema sono 1. Comprare una seconda o anche una terza batteria da sostituire all'occorrenza. Il problema è che rimangono sempre pacchi batterie poco potenti. 2. Realizzare un pacco batterie esterno da portare in un borsello, collegato con un cavetto al potatore. Oltre ad essere una modifica importante, che naturalmente dovrebbe fare una persona esperta, il pacco batterie verrebbe a costare anche 3-5 volte il valore dello stesso potatore. 3. Potenziamento del pacco batterie esistente, aggiungendo altre celle più potenti. Questa è una modifica non molto costosa e che potrebbe fare anche chi ha un minimo di dimestichezza con il fai da te elettronico. In pratica bisogna acquistare 5 celle 18650, possibilmente più potenti di quelle originali, collegarle in serie fra loro e poi collegarle in parallelo alla stringa di celle già esistenti. Su AliExpress si trovano già dei pacchetti da 5 celle collegate in serie, con le lamelle già pronte per essere punzonate o saldate. Comprando questi pacchetti da 5 celle si fa anche meno lavoro. Comunque il lavoro è molto semplice. Bisogna fissare la nuova stringa di celle a quella originale, rispettando la polarità di entrambe. È importante. Poi punzonare o saldare con un normale saldatore le 6 lamelle che uniscono una stringa con l'altra. Naturalmente il coperchio inferiore dovrà essere fissato con 4 viti più lunghe. Possiamo continuare ad utilizzare lo stesso caricabatterie, solo che ci metterà più tempo a ricaricare il pacco batterie, visto che le celle sono raddoppiate. È una modifica abbastanza semplice, solo che bisogna avere un minimo di dimestichezza col saldatore a stagno. Ricordo, quando si maneggiano le batterie di qualsiasi tipo e maggiormente quelle al litio che sono più potenti, di fare la massima attenzione per eventuali cortocircuiti. Lascio qualche link nella descrizione del video. Se hai qualche dubbio, scrivilo sotto nei commenti. Ciao, al prossimo video!